ciao a tutti ragazzi con questa faccia particolarmente provata del lunedì mattina cominciamo questo video sarà un video un po' particolare ed è un reading vlog di leggeremo insieme la scopa del sistema di David Foster Wallace ho cominciato questa mattina ho letto le prime 25 pagine stavo eh, continuando a leggere qualcosa prima di uscire una mezz'oretta più o meno perché devo andarmi ad allenare prima di allenarmi, però volevo passare al mercatino dell'usato a vedere se trovavo qualcosa, praticamente ci casco dentro quindi, perché non passare e niente, come sta andando? Incipit, uh, incipit uh, ci sta tutto. Uh, storia uh, inizio davvero? Uh, mi sta catturando quindi ci, ci siamo. Vi, vi farò sapere comunque qualcosa di molto più, più succoso andando avanti con la lettura. Buongiorno amici, secondo giorno di questo reading vlog sempre in compagnia di Wallace. Sono appena tornata dal supermercato, ho fatto la spesa e metà posta e poi vi racconto un po' di Wallace. Sono arrivata a pagina 150 più o meno e mi sta piacendo, sì mi sta piacendo. Allora, vi racconto un pochino della scopa del sistema di Wallace. Il libro inizia negli anni 70, abbiamo Lenore, la nostra baseman, la nostra protagonista principale che va a trovare la sorella al college, eh, lei ha 16 anni, la sorella ne ha poco più di 20 e succede una di quelle situazioni eh, assurde che possono succedere soltanto nei film americani, nei college film americani all'Animal House. E lì finisce il capitolo. Torniamo nel 1990. Anni in cui si basa la maggior parte della, eh, delle pagine che io ho letto, quindi non so se della storia tutta. Nel 1990 Lenore Baseman è grande, è cresciuta, eh, lavora presso una casa editrice e questa eh, lei fa la centralinista di questa casa editrice, nonostante poi il padre. Sia uh, un grande imprenditore che ha l'azienda uh, Similplasmon, un'azienda di omogenizzati per bambini. Ovviamente um, i nomi delle aziende fanno ridere, i nomi delle aziende hanno un doppio significato, hanno un significato anche a livello uh, linguistico e um, ha una relazione con il, uh, con il suo capo e un giorno viene fatta chiamare dall'ospizio dove, dove sta in, 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 a riposo eh, sua, la sua bisnonna che si chiama paradossalmente come lei, Lenore Bisman. La, la bisnonna è una grande amante, di, una grande studiosa di Wittgenstein, Wittgenstein filosofo del 1900 secondo cui tutto era riconducibile al, al significato, l, l, la parola ha una grandissima importanza per Wittgenstein. E si viene a scoprire che la bisnonna, in realtà la nonnina, non è altro che una capo branco di, di questa casa di riposo perché insieme a lei sono scomparsi parecchi, eh, più di una ventina, tra pazienti e infermieri. Non si sa dove siano andati, eh, c'è massimo riservo da parte del, del personale della casa di riposo che non vogliono chiamare la polizia. Io mi fermerei qui con la trama, anche se nella quarta di copertina vengono uh, inseriti dei fatti che io, arrivata a pagina 150 oggi, ancora devo leggere, ma uh, quello che mi preme dirvi è come um, io di Wallace avevo letto già, uh, questa è l'acqua, quindi avevo letto una sorta di raccolta di racconti, uh, erano 4-5 racconti esemplificativi delle, della narrativa di Wallace, e um, vi voglio... Far capire come la scrittura di Wallace sia allo stesso tempo brillante, ironica, spigliata, ma abbia una nota di, uh, in sottofondo di malinconia. La stessa Lenore Bisman um, fa una serie di riflessioni molto malinconiche e parla, per esempio, del, dell'assenza di controllo nella vita oppure di come una, um, una storia raccontata assumi più uh, veridicità della vita stessa, sia più reale della vita stessa e poi ovviamente uh, si parla di Wittgenstein, quindi la tematica linguistica e il risvolto uh, filosofico-psicologico della lingua scritta uh, è percepibile, incredibile. In questa edizione che ho io c'è una prefazione. Che io ho saltato. Io le prefazioni le leggo sempre all'ultimo perché non voglio arrivare con dei filtri nella lettura. Però una frase di questa prefazione sta nella quarta di copertina. E dice: E in tanti ci si è chiesti quando sarà possibile tornare a leggere le sue opere senza, senza pensarci. Si riferiscono alla a Wallace, ovviamente, senza dare troppo peso ai presagi di, di cui ora sembrano pullulare. In realtà, sì. Nel senso che Wallace um, ha sempre un occhio di riguardo, però ha una sensibilità molto spiccata nel parlare di depressione, nel parlare di patologie uh, psichiatriche, e fisiche, di malattie e di depressione, della cosa brutta. E questo è veramente uh, incredibile come poi... Diventi eh, percepibile nei suoi scritti e come poi il tutto a posteriori venga poi, venga poi ehm, letto come una sorta di presagio. Quindi mi, lo sto leggendo chiedendomi se l'avessi letto quando Wallace era vivo. Alcune cose mi sarebbero parse meno malinconiche, avrebbero avuto un significato diverso, ecco, lo sto leggendo anche chiedendomi questo, per il momento comunque mi piace molto e vi farò sapere più tardi. benvenuti in questo ultimo giorno di reading vlog terzo giorno ho deciso che sarà l'ultimo perché sto ehm, a buon punto sto quasi a metà quindi oggi supererò la metà e niente mh, mi trovo in difficoltà a parlarne senza poi fare grandi spoiler in merito e mh, una cosa vi volevo dire, prima di questo io ho letto L'amante di Wittgenstein che lui Wallace ha selezionato come i sei migliori libri, i capolavori americani dimenticati. E, um, mi è piaciuto e sono, stata cont sono contenta di aver letto prima L'amante di Wittgenstein e poi um, La scopa del sistema in cui la presenza della, uh, della filosofia di Wittgenstein è presente. Palpabile, prepotente, e perché mh, ci sono moltissimi richiami anche a quel libro ed è bello vedere come poi dialoghino tra loro. Tra le altre cose, poi Wallace ha scritto anche una postfazione a quel, a quel libro che è molto bella. E Inizialmente, poi, la scopa del sistema mi ricordava molto. Mi ricordava molto, um, mi richiamava la memoria uh, L'incanto dell'845 pin di Pinchon e Biancaneve di Bartoleme. Ovviamente sono delle scritture totalmente diverse perché eh, sono passati più di 40 anni tra i tre libri, tra, i, tra Biancaneve e l'incanto e la scopa del sistema, però siamo su quella tipologia e Sta proseguendo in maniera liscia, leggo, leggo velocemente, cosa che inizialmente non mi sarei mai, mai prefissata perché? Perché ho sempre sentito dire che Wallace era complicato, era eh, celebrale. In realtà non mi sembra, cioè, o almeno non faccio fatica a leggerlo. Poi ehm, lui è accorpato al realismo isterico, quindi se vi piace Franzen, se vi piace De Lillo, leggete Wallace, ce l'avete in canna. Allora, tornate adesso a casa, fuori casa, temperature incredibili, non ce la faccio più, non sono abituata, veramente perché lavorando a casa io vivo con l'aria condizionata bassa, però eh, mi rende il tutto vivibile e non lo so, chi, chi, chi vive, chi fa un lavoro all'aria aperta per me con queste temperature è un supereroe e niente vi ho portato come dal vivaio ho fatto una serie di commissioni non tanto piacevoli però all'ultimo siamo stati dal vivaio ho comprato due di pladenie che devo mettere fuori sul balcone e già ne abbiamo altre 3-4 e le devo far arrampicare per oggi se, se lo faccio adesso che è mezzogiorno muoio e probabilmente trapasso solo queste qui da interni e il tutto è nato perché domenica abbiamo preso dalle Rue Merlin una piantina da interni e quindi ci riproviamo questa casa non è molto luminosa però eh, vediamo vediamo che cosa riusciamo a fare e vi faccio vedere invece sono passata in tabaccheria perché dovevo ritirare un pacco da Winted appena l'ho visto sono morta perché ho detto oddio quanto è carina! è incartato bellissimo io sono... Non utilizzo spesso Winted, però ci ho comprato parecchie volte. E ti arrivano delle volte dei pacchi impacchettati eh, tipo, non lo so, da battaglia. Per esempio, mi è arrivato una, una volta un pacco incartato nel, nel volantino del supermercato. Quello delle offerte era un libro dentro, quindi è stato spedito d'estate. Quindi magari non, non ha beccato pioggia, però. Non puoi, non puoi spedire un pacco così. Vi faccio vedere quanto è carino il pacco, facciamo un unboxing insieme e vi faccio vedere anche cosa ho preso. Attrice, bravissima. Il libro è nuovo. Ma che bello la prima dei giorni di Boris Vian Questa è l'edizione. Quella uh, non attuale perché l'attuale è bianca, quella precedente bella che secondo me anche è anche più bella, e um, molto curiosa di leggerlo. Questo l'ho comprato, me l'ha segnalato una ragazza su Instagram, Libri e Friselle, e casualmente poi me l'ha trovato anche lei da questa ragazza su Winted. Mi ha detto guarda che lo sta vendendo a 3 euro. Che bello, bellissimo. Adesso vedo il, um, il negozio di questa ragazza su Winted, se ha altri libri ve lo metto nel box info. Comunque questa sarebbe l'idea. Mi è caduta per un po' di terra, ma tra un po' pulisco. E qua sopra ho messo i libri che avevo inserito nella TBR nel video TBR di quest'estate ci ho aggiunto anche la schema dei giorni perché probabilmente lo leggerò insieme a Serena. E una mia amica che ho conosciuto su Instagram, e anche lei fatalmente l'ha acquistato e quindi è entrato prepotentemente là. Allora, come prosegue la scopa del sistema? Sono arrivata mm, più o meno a pagina 250 e mm, Lenora sta ritornando all'università di cui vi avevo parlato ieri. Eh, primo capitolo, lei va a trovare la sorella maggiore che sta all'Università di New York e lei sta casualmente ritornando nel 1990, quindi quando è adulta, con il suo uh, fidanzato Rick, nonché suo uh, capo, alla stessa università per andare a trovare il fratello e metterlo al corrente del, uh, di quello che è successo alla nonna. Sembra un cerchio, nel senso che si ha come l'impressione li, che... Um, la struttura narrativa sia molti stratificata, ci sono una serie di strati, e in ogni strato c'è una, una tematica, un um, una tematica che Wallace vuole approfondire. C'è cioè la tematica sociale, c'è cioè la tematica dell'affetto, dell'amore, dell'identità, del, dell del, della famiglia. E soprattutto è incredibile come lui passi da una prosa. Uh, densa a una prosa più sperimentale, ma anche ad una prosa fatta soltanto di dialoghi e come i dialoghi poi siano martellanti, sono ritmici, sono brillanti. E, mh, non lo so. È un libro per il momento mi sta piacendo tantissimo e niente, vi ho detto che uh, l'avevo iniziato pensando che non fosse il libro adatto, nel senso che pensavo di andare più a rilento, che mi, avesse, che mi occupasse di più l'attenzione, richiedesse più attenzione. In realtà no, in realtà l'attenzione che, che sto dando a questo libro è quella che mi viene naturale dargli quell'attenzione, l'attenzione che richiede per essere capito, quindi non c'è nessuna nessuna imposizione o nessuna mh, forzatura da parte mia e essere partita dalla scopa del sistema prima di leggere Infinite Gest penso che sia la cosa migliore perché prima cosa Infinite Gest sarà sicuramente più complesso sicuramente mh, richiederà quello maggiore maggiore attenzione e lo voglio leggere però mh, me lo voglio non so se progettarmelo, progettarmelo addirittura per l'inverno per l'autunno prossimi sì, vediamo vi allora, avevo detto che ti devi forse lui avevo letto questa è l'acqua che secondo me è una delle più belle raccol raccolte di racconti che io abbia mai letto di cui Solomon Fish il pianeta Trillafon, Il crollo e Ordine e fluttuazione sono stupendi. Uno più bello dell'altro. Ma soprattutto qui c'è la prefazione di De Lillo, che mi sono andata a rileggere. E, ed è fantastica perché lui dice. Mm, Possiamo immaginare i suoi testi narrativi e i suoi saggi come stralci di rotoli da un lontano futuro. L'opera la conosciamo già come notizia di prima mano, dallo scrittore al lettore, intimamente e ossessivamente. Lui non ha incanalato le sue doti entro schemi più angusti, voleva reggere l'urto della vasta, farneticante, ingovernabile onda della cultura contemporanea. Ora lo conosciamo come uno scrittore coraggioso in lotta contro la forza che voleva indurlo a rinunciare a se stesso. A distanza di anni sentiremo ancora il gelo che ha accompagnato la notizia della sua morte. E niente ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. Mi ha fatto molto piacere stare con voi in questi primi tre giorni e parlarvi di, di questo libro, condividere con voi. Le prime impressioni di lettura vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del vlog. E nulla. Fatemi sapere se vi è piaciuto: un like, un commento, lo sapete che cosa dovete fare.